ripristinare gli ecosistemi con l'obiettivo di prevenire i danni inflitti dall'uomo. Nella giornata mondiale sull'ambiente, Lega Ambiente ha avviato una campagna nazionale di mobilitazione per tenere alta l'attenzione sulle vertenze irrisolte e chiedere tempi rapidi di indagine sullo spandimento dei fanghi e l'individuazione delle responsabilità. Questa mattina a Milano si è svolto un flash mob di Legambiente. Siamo qui con questo flash mob per dire basta allo spandimento di sostanze inquinanti sui terreni. I fanghi da depurazione dei gesti devono avere la stessa normativa. Abbiamo chiesto al ministro Cingolani, con una lettera inviata proprio ieri, di intervenire per equiparare le due sostanze. Davvero basta mescolare sostanze che provocano nei terreni non solo un degrado ma anche un danno alla salute dell'uomo e dell'ecosistema. In attesa che le indagini sullo spandimento di fanghi proseguano speditamente, l'ex comitato di Quinzano, nel Bresciano, ricorda l'impegno profuso negli anni per far luce su una vicenda dai risvolti inquietanti. La denuncia alla cittadinanza di quanto stava accadendo risale addirittura al 2005 e l'impianto della VTE venne momentaneamente posto sotto sequestro dalla procura. L'idea, l'intento di questo comitato fu quella di evitare l'insediamento e la partenza di questo impianto, sia sensibilizzando la popolazione, organizziamo convegni, organizziamo molte manifestazioni anche pubbliche e fummo supportati anche, devo dire, dall'amministrazione comunale che fece la sua parte nelle sedi istituzionali, dalla parrocchia che ci prestò regolarmente tutte le sale. Questa partecipazione purtroppo diminuì strada facendo, non avendo poi concreti risultati, dopo soprattutto un sequestro cautelativo posto dalla procura di Brescia nel 2009, quando poi ripartì l'impianto, questo comitato poco a poco, diciamo, si dissolse.